Buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti ad un nuovo appuntamento Siderweb. Siamo al quarto webinar di questo 2021. Oggi però la puntata sarà del tutto nuova perché andremo ad approfondire ed esplorare un tema e un argomento per Siderweb nuovo. In realtà non lo è per ognuno di voi perché è un tema talmente centrale, quotidiano e soprattutto se vogliamo guardare con coraggio alla ripartenza post-Covid. Sto parlando del capitale umano. Oggi infatti parleremo di persone, di donne e uomini. Steel Human è il volto umano dell'acciaio. Parleremo di talenti, di competenze, di formazione. Per dirla alla Luigino Bruni, parleremo di capitale narrativo. Nel principio c'è sempre una narrazione e all'inizio di grandi esperienze collettive ci sono grandi narrazioni collettive. Anche le comunità, le organizzazioni, le imprese, i movimenti culturali, sociali e politici nascono se le azioni e le idee dei singoli e dei gruppi riescono a diventare storie. Senza riuscire a trasformare le esperienze in racconti, i fatti non diventano fenomeni sociali, restano fatti muti. Le imprese collettive iniziano proprio mentre proviamo a raccontarle a qualcuno. Ecco, e se è vero allora che i racconti, le storie e le idee generano le aziende e guidano le community, allora come Siderweb abbiamo pensato di avviare un percorso dedicato proprio alle persone, alle idee, alla formazione. E vorremmo fare questo percorso lungo due traiettorie. La prima traiettoria è il tema della formazione. Era novembre del 2018, quando con l'azienda storica del nostro gruppo che si occupa di distribuzione di tubi in acciaio, la Morandi Steel SPA, decidemmo di posizionarci in modo nuovo. Decidemmo cioè di acquisire un impianto per il taglio laser 3D. E ve lo racconto perché di quell'esperienza l'elemento e il nodo più difficile, più oneroso e più, direi col senno di poi, più difficile da realizzare non fu tanto la parte tecnologica, non fu l'investimento in marketing, la comunicazione per posizionarci in modo nuovo, non fu un problema neanche di spazio, di magazzino, fu proprio il riuscire a trovare la figura adeguata. Cioè, nonostante quando appunto decidemmo per questo investimento, fin da subito attivammo una ricerca di una figura specializzata in grado di processare i disegni, l'elaborazione, in grado di che conoscesse i programmi 3D. Per la realizzazione appunto dei disegni e dei preventivi, non riuscimmo neanche con il supporto di società specializzate a trovare sul mercato una figura adeguata. Come è andata a finire? È andata a finire che poi abbiamo optato, diciamo, per far crescere una figura nostra interna, un ragazzo molto, molto bravo, molto volenteroso, che supportato da un ingegnere e con una formazione sul campo è riuscito ad acquisire le competenze necessarie e adeguate. E questa si è rivelata poi comunque un'esperienza positiva anche di crescita e di attaccamento alla maglia. Ma al netto di questo piccolo esempio che riporto è un allarme, perché in effetti un problema di mismatch nel nostro settore in Italia, ne parleremo nel corso della mattinata, tra le competenze che le nostre imprese necessitano e una formazione intesa come competenze offerte sul mercato, un mismatch c'è. E andremo nella mattinata ad approfondire anche i motivi di questo mismatch. Quindi il primo grande macro tema di questo progetto sarà la formazione. Formazione intesa anche come formazione continua, perché poi le figure professionali necessitano durante la propria carriera professionale di un aggiornamento. Se pensiamo anche all'evoluzione delle tecnologie, alla propensione al cambiamento che oggi è sempre più necessaria, ma anche se pensiamo anche a un aggiornamento in chiave così di competenze tecniche o quantomeno di complementarietà delle competenze, quindi una figura tecnica che nel corso degli anni viene chiamata a gestire un gruppo, avrà bisogno di una complementarietà di competenze di gestione del personale. Quindi, quando parlo di formazione, ovviamente le sfaccettature e le sfumature del termine sono molto numerose. Il secondo tema di questo progetto che abbiamo
chiamato Steel Human, quindi il volto umano dell'acciaio, riguarda i giovani. Quando mi sono laureata, era ottobre del 2009, e io ricordo i portali di placement che l'università ci metteva a disposizione. Io mi sono laureata in economia e ammetto che a quei tempi i miei desideri più grandi erano quelli di fare uno stage, un tirocinio nelle grandi società di consulenza milanese, quindi società di consulenza strategica, ma anche le grandi multinazionali. E questo lo dico perché il tema della PMI siderurgica, no? L'azienda di siderurgia, piccola, medio, grande che sia, oggi agli occhi di un giovane non so che effetto faccia, forse complici anche le vicende di cronaca che gli ultimi anni hanno toccato la nostra filiera, ne è uscita una filiera un po' così, un po' matura, un po' poco capace di innovazione, quando assolutamente non è così, ma abbiamo bisogno proprio di rivedere l'immagine, che non è solo un problema di comunicazione, è anche proprio un problema di cultura, una cultura che deve essere orientata sempre di più all'innovazione, al futuro, alla sostenibilità, e questo per intercettare e raggiungere sempre di più i giovani, perché insomma abbiamo noi bisogno di loro per guardare con coraggio al futuro, e loro insomma hanno bisogno insomma di misurarsi in esperienze in una filiera, come dicevo, capace di innovazione. Queste sono un po' le due traiettorie sulle quali vogliamo costruire il nostro percorso. Abbiamo intercettato in Randstad Research un partner molto importante che in questo viaggio ci aiuterà, proprio perché hanno faranno, come vedremo nel corso della mattinata, delle ricerche ad hoc, incrociando i codici Ateco della nostra filiera con i codici professionali, andando a vedere quali sono le figure professionali più a difficile reperimento. Quindi Randstad Research è un importante partner di questo viaggio, ma è un percorso che vorremmo scrivere anche grazie a tutti voi, motivo per cui tra due giorni esatti, giovedì, riceverete via mail un questionario su cui abbiamo lavorato in queste ultime settimane, e che vi chiediamo davvero di utilizzare con la massima apertura, perché vorremmo tramite questa survey raccogliere da parte vostra quelle che sono le esigenze, le considerazioni, le riflessioni in chiave proprio di capitale umano, quindi di recruitment, di formazione, e come noi di Siderweb potremmo supportarvi in questo percorso. Ecco, questa mattina vi ringrazio per la partecipazione e ricordo che questa puntata, questo webinar sarà anche registrato su YouTube, quindi sarà a disposizione anche nelle prossime settimane. La mattinata di oggi sarà divisa in due parti. Partiremo da un aspetto un po' più teorico. Daniele Fano, che è il coordinatore scientifico del comitato scientifico di Randstad Research, ci illustrerà, come dicevo, a livello macro quali sono i trend a livello di figure professionali più ricercate e quali mismatch. A seguire avrò poi l'onore di intervistare un'imprenditrice cavaliere del lavoro, la dottoressa Paola Artioli, che ha una bella peculiarità, perché ha sia il cappello, diciamo, siderurgico, essendo la presidente di ASONEXT, quindi vive, diciamo, la quotidianità della filiera, e dall'altra da molti anni si occupa proprio di formazione, perché per Confindustria Brescia è la vicepresidente con la delega proprio all'education e al capitale umano. Quindi questa sarà la prima parte della mattinata che spetterà a me, che condurrò io. A quel punto lascerò la parola a Lucia Dall'Angelo, direttore generale di Siderweb, che intervisterà due realtà siderurgiche, due gruppi che hanno già strutturato all'interno due academy, quindi due esperienze formative continue e sartoriali, direi anche innovative, e sto parlando delle academy del gruppo Marcegaglia e del gruppo Danieli. Per Danieli, Lucio Dall'Angelo intervisterà Paola Perabò e Marco De Gasperis, per il gruppo Marcegaglia il dottor Maurizio Dottino. Quindi avremo una parte più teorica, una parte invece un po' più, diciamo, sul campo, per andare ad esplorare alcuni temi nel concreto. Ecco, io adesso mi metterei in muto e lascerei la parola al coordinatore del comitato scientifico di Randstad Research, Daniele Fano, e vorrei innanzitutto ringraziarlo per tutto il lavoro e la ricerca svolta in queste settimane. Grazie davvero, Daniele, per il vostro supporto, e lascerei a te la parola per la prima parte. Grazie a tutti.
Daniele, non ti sentiamo. Eccoci, mi sentite? Perfetto. Allora, ringrazio molto Francesca, comincio a condividere lo schermo con voi. Vorrei dire che l'esempio che ha appena fatto Francesca dell'esperto in taglio laser è molto interessante perché ci dice due cose, che intanto oggi più che mai il capitale umano viaggia con la tecnologia, cioè non c'è un prima e un dopo dell'investimento in tecnologia e del capitale umano, ma viaggiano insieme. E poi che in quest'epoca di trasformazioni veramente impressionanti e affascinanti per tanti versi nella tecnologia, questi sono lavori veramente belli e interessanti. Ranza Research è un centro di ricerca indipendente, siamo guidati dalla passione dei temi del mercato del lavoro e della formazione, dell'orientamento. E oggi vi parlerò di innovazione e matching delle risorse umane nella filiera dell'acciaio, ma più giustamente in realtà della metallurgia. E poi toccheremo in coda il tema dell'acciaio, ma scambiavamo due idee con la dottoressa Artioli prima dell'inizio del webinar e mi diceva sì, ma i temi che tratteremo oggi in effetti sono ampi. Ecco, quali sono i temi sul tavolo? Sono questi. Quali sono le figure professionali più richieste nella filiera dell'acciaio e della metallurgia dai produttori, ai primi trasformatori, ai distributori, agli utilizzatori? E quali di conseguenza i gap domanda-offerta oggi e in futuro, quelli che ci possiamo attendere. E poi un problema molto importante, come segnalare questi gap? Perché occorre, come diceva Francesca, rendere il settore più attrattivo agli occhi dei giovani, tecnici laureati che si affacciano al mondo del lavoro. Occorre stimolare l'ampliamento dell'offerta formativa da quella dei percorsi dell'obbligo a quelli post-secondari alla formazione continua. E cominciamo. Vorrei cominciare con un quadro generale. Noi presenteremo il 16 una ricerca che riguarda il tema del mismatch a livello nazionale italiano. E per questa ricerca ci siamo, intanto abbiamo fatto alcune indagini. Una prima indagine sulle persone che in prima linea si occupano di ricerca del personale e abbiamo chiesto tra i tanti fattori di difficoltà di reperimento quali sono più importanti. Siamo stati sorpresi perché non sono tanto i fattori di breve periodo contingenti o anche legati a alcuni megatrend come l'internazionalizzazione. Con grande forza sono balzati in primo piano i gap della formazione di base, quella scolastica, quella universitaria. E poi anche molto molto importanti i gap di formazione continua. Quindi alla base del mismatch c'è veramente un problema strutturale di formazione. E questo è stato confermato in una seconda indagine cui hanno risposto oltre 1.000 aziende manifatturiere e ci hanno detto che è la sottoqualificazione tecnico-scientifica, oltre all'incapacità di aggiornarsi insieme alle competenze trasversali che contano. Vedete, al primo posto c'è proprio la sottoqualificazione tecnico-scientifica. Al secondo, la scarsa capacità di tenersi aggiornati. Quindi, di nuovo, abbiamo formazione di base, formazione continua. E poi, naturalmente, contano molto i problemi di capacità cosiddette di soft skill o trasversali, quindi la capacità di valutare prontamente costi e benefici di determinate azioni, attitudini relazionali, di negoziazione, capacità di risolvere situazioni difficili, capacità di ascolto, conoscenza delle lingue. La dimestichezza informatica ormai viene un po' c'è, ma viene un po' all'ultimo posto. Allora, quali le conseguenze di questa difficoltà di reperimento? Io mi scuso, questa sembra complicata questa tavola, vi chiedo di seguire con gli occhi la linea azzurra a sinistra.
sull'asse delle ordinate, quindi in verticale, avete la difficoltà di reperimento che noi abbiamo misurato attraverso un'indagine europea che viene svolta in Italia dall'Istat, e sull'asse delle ascisse, quindi in orizzontale, la disoccupazione. Questa linea azzurrina vi fa vedere la situazione 2008-2011 e che ha un andamento, come dire, corretto, come previsto dall'economista inglese Beveridge, cioè cosa ci dice questa curva? Che se c'è poca disoccupazione ci saranno più posti vacanti perché ci sarà più difficoltà di reperimento. E fin qua tutto bene. Il problema però è che vedete che questa curva, che tutto sommato era già preoccupante tra il 2004 e il 2009, perché è una curva molto ripida, quindi bastava poca disoccupazione in meno per molta difficoltà di reperimento in più, ma che comunque delineava una situazione buona, perché un livello di disoccupazione più o meno relativamente accettabile. Invece, con la doppia crisi, quindi se andiamo dal 2009 poi al 2012-2014, che è la linea rossa, la doppia crisi del subprime e dell'euro hanno creato questo scivolamento impressionante, per cui la curva azzurra si è traslata a destra con livelli molto alti di disoccupazione, quindi qui siamo tra il 13% del 2015, scendiamo all'11% nel 19, e di nuovo, e qui è il paradosso, tanta disoccupazione ma anche tanta difficoltà di reperimento. Questo è uno zoom dal 2015 al terzo trimestre 2020, quindi vedete che rivediamo questo andamento 2015-2019, meno disoccupazione, più difficoltà di reperimento, e poi ecco che c'è il periodo Covid, che è paradossale perché diminuisce la disoccupazione, ma sappiamo che è una disoccupazione, una diminuzione fasulla, perché in realtà molte persone sono uscite dal mercato del lavoro, poi c'è stato il blocco dei licenziamenti, c'è stata, e quindi questa riduzione della disoccupazione è fittizia. Ovviamente si è un po' ridotta la difficoltà di reperimento. In rosso avete gli scenari, diciamo il messaggio è questo: questa ripresa che tutti auspichiamo, però potrebbe essere frenata dalla difficoltà di reperimento, perché potremmo ritrovarci di nuovo con dei colli di bottiglia. Il collo di bottiglia che si ha quando il tagliatore laser non c'è e bisogna crearlo, e così in tanti casi. Ed ora passiamo al macro settore della metallurgia. Adesso vi dirò un paio di cose che conoscete. Il settore della metallurgia, come quello della siderurgia, penso abbia vissuto una polarizzazione. Vedete nella colonna destra, sulle variazioni percentuali, sono aumentati i dirigenti ed imprenditori, sono aumentati gli addetti ad alta specializzazione, così come i tecnici, sono anche aumentati i non qualificati, e quindi questa è la polarizzazione. In mezzo sono diminuiti gli operai specializzati, ma vi dirò, pur essendo diminuiti, questo non ha significato che anche in questo comparto non ci sia difficoltà di reperimento. Il settore della metallurgia è stato relativamente resiliente in questi anni difficili. In grigio vedete le costruzioni, che notoriamente sono un settore difficile con cui voi siete in qualche modo, a cui voi siete in qualche modo collegati. Il settore dei servizi e della logistica, e quello della logistica, sono cresciuti, e diciamo che la metallurgia è stata resiliente. Adesso veniamo ai temi più vicini agli argomenti di oggi. La difficoltà di reperimento in relazione alle assunzioni pianificate. Allora, quali sono le qualifiche più numerose? Ecco, una parentesi tecnica. Noi incrociamo i cosiddetti ATECO, cioè i dati di settore,
con i cosiddetti CP, che sono i codici delle professioni. Quindi questi numeri che vedete sono a sinistra per riga, sono i codici professionali. Vedete che le 10 professioni con maggior numero di assunzioni pianificate nel 2019 erano dunque attrezzisti di macchine utensili, operai di macchine utensili, quindi sono, è ancora l'ondata forse 4.0, montatori di carpenteria metallica, specialisti di saldatura, saldatori e tagliatori a fiamma, meccanici e montatori industriali assimilati, sono sempre relativamente di difficile reperimento, ma anche le funzioni più di marketing, i tecnici della vendita, il personale non qualificato, vedevamo la polarizzazione, i tecnici esperti in applicazione. Bene, c'è una seconda misura della difficoltà di reperimento che è molto interessante, perché anziché prendere la numerosità, prendiamo il tasso di difficoltà di reperimento. E qui vedete che il tema del digitale tiene al primo posto, cioè i tecnici programmatori, i tecnici esperti in applicazioni, gli ingegneri industriali e gestionali e di nuovo la saldatura, l'organizzazione della gestione, i tecnici della produzione, i meccanici collaudatori e costruttori di utensili, modellatori, tracciatori meccanici. Allora, è chiaro che questo tema non riguarda soltanto la metallurgia, ma in senso più ampio l'industria e anche altri settori. Ecco, una delle figure che abbiamo visto essere difficile di reperimento sono i montatori di carpenteria metallica, e vedete che in realtà è nella manifattura in senso ampio che si vede questa difficoltà di reperimento. E perfino nella saldatura elettrica la manifattura ha un peso preponderante, quindi è una difficoltà di reperimento trasversale e voi nelle vostre industrie vi trovate in concorrenza con il sistema economico e soprattutto manifatturiero in senso ampio. Ecco, avviandoci alla conclusione, cerchiamo di dare un focus su queste figure. Allora, ibrido non vale soltanto per le automobili, ma vale per noi che dobbiamo cambiare pelle, perché se la tecnologia ormai viaggia insieme agli investimenti e al capitale umano, vuol dire che non basta avere una dimensione professionale. Questo schema che noi abbiamo costruito sulla base di un database americano che è diventato un benchmark internazionale, si chiama ONET, è un database aggiornato veramente molto 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 regolarmente e che è apparentato poi con i database italiani, ma diciamo che per molti lavori manifatturieri poi non c'è questa grande differenza tra paese e paese, ci sono ovviamente, ma ONET è veramente un bel benchmark ed è anche interessante correlare ONET con i dati che abbiamo da INAP e da ISTAT. Bene, ONET cosa ci dice? Ci sono, vedete con la manina alzata, delle mansioni e sono quelle che avete sempre nella descrizione, e questo ONET ci consente, abbiamo preso il caso un caso della logistica, perché abbiamo fatto un lavoro sulla logistica, dello spedizioniere doganale, una figura di difficile reperimento da anni, ha delle mansioni, però con ONET guardiamo alle competenze che si suddividono in conoscenze, quindi tutti quegli aspetti tecnico-scientifici di cui abbiamo parlato, ma anche in skill, in senso ampio, la capacità di ascolto, di risoluzione dei problemi, le abilità, il ragionamento deduttivo, la memorizzazione, l'espressione orale, le competenze tecnologiche specifiche, quindi la capacità di programmare. E vedete, abbiamo ritrovato dei temi e quindi perché è così importante puntare sulla formazione continua, la formazione di base? Perché se no se non facciamo tutto questo, se non sappiamo essere
competenti a tutto campo e non diamo il contributo che potremmo dare. Quindi qualificazione e riqualificazione sono termini che conosciamo bene nella nostra lingua italiana. Nel gergo inglese parliamo di skilling, upskilling e reskilling. Skilling, che è l'integrazione tra competenze tecniche e competenze trasversali. Upskilling, dove dobbiamo superare le resistenze e metterci in questione per aggiornarci per un lavoro lungo tutto l'arco della vita. E reskilling, perché il reskilling consente di favorire le transizioni, magari da professioni meno richieste alle professioni più richieste. E per finire, ecco, vi ho parlato di metallurgia, ma sarebbe possibile eventualmente, con uno sforzo di ricerca aggiuntivo, perché bisogna entrare in altri database, entrare nei sottosettori dell'acciaio, quindi la siderurgia, la fabbricazione di tubi, la fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio, la fucinatura, imbottitura, stampaggio, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, commercio all'ingrosso e così via. Ecco, io vi ringrazio per la vostra pazienza. Grazie, grazie molto Daniele. È una ricerca davvero molto interessante e lo dico per chi ci sta seguendo, riceverete queste slide e il materiale che Daniele ha proiettato domani tramite mail, quindi avrete a disposizione questo lavoro molto, molto interessante e tra l'altro lasciatemi dire dovrebbe andare in mano sia alle aziende perché è un po' il quadro di quanto lavoro ci sia da fare a livello di formazione continua e dovrebbe andare in mano anche a tutti gli istituti formativi, nel senso che l'importanza di questo lavoro è davvero duplice per entrambi, per ridurre e andare a ridurre questi gap. Un'altra nota di servizio, proprio perché insieme a Randstad Research continueremo ad impostare un lavoro, quando appunto riceverete via mail il questionario utilizzatelo anche per esprimere eventuali dubbi, domande, ma anche eventuali necessità di ricerca, perché poi noi li trasmettiamo a Randstad e insieme possiamo dare risposta alle vostre esigenze. Quindi Daniele, ancora una volta grazie per il vostro studio. E ora veniamo alla nostra intervista. Per me è un onore approfondire queste tematiche con la dottoressa Paola Artioli, come dicevo, cavaliere del lavoro, presidente di Asonext SPA e vicepresidente di Confindustria Brescia con delega all'education al capitale umano. Quindi si occupa da tanti anni di formazione ed è un piacere esplorare con te, Paola, una serie di tematiche. Benvenuta innanzitutto. E la prima domanda che ti faccio è questa. Daniele ci ha presentato una serie di dati e una fotografia, no, in termini di polarizzazione, di figure a difficile riferimento. Ti chiedo, Paola, la ritrovi, la vedi come una fotografia reale anche del nostro settore, della nostra siderurgia? Ti ritrovi in questi dati che ci sono stati proiettati? Grazie, benvenuta. Grazie Francesca, grazie a tutti dell'invito e sono veramente molto contenta di poter ancora una volta così dibattere con esperti qualificati su questi temi che sono stati veramente al centro della nostra attività come Confindustria Brescia, settore education e capitale umano. Infatti, quello che ci spinge ad agire è proprio la constatazione che esiste un fortissimo mismatch a livello generale, ma in particolare del nostro settore, nel reperimento delle figure professionali qualificate che possano dare un contributo e una spinta. Il nostro paese è fermo, non cresce, e sarò forse un po' impietosa e lapidaria, ma il vero problema, oltre a quelli che conosciamo, la burocrazia, la pressione fiscale, la politica e le incompetenze della classe dirigente politica, sono sicuramente una bella cornice, ma il vero problema è l'istruzione. Il vero problema è che le materie scientifiche non sono appetibili
E tutto nasce a monte perché mancano delle strutture di orientamento, ma in primo luogo mancano dei docenti qualificati nelle materie scientifiche. Avendo fra l'altro avuto anch'io l'onore di gestire un liceo della nostra associazione di Confindustria Brescia, il liceo Carli, ho potuto toccare con mano, quindi io vi darò le mie conclusioni avendo studiato in maniera empirica, no? Questi temi, però noi avevamo il grosso problema di trovare i professori di matematica. E voglio raccontare un brevissimo episodio. Fui chiamata ai primi anni del mio mandato in associazione a partecipare alle audizioni delle parti sociali all'Università Cattolica, alla facoltà di matematica, e io chiesi se esisteva un indirizzo per insegnanti. Mi dissero no, non esiste, perché chi si iscrive a matematica l'ultima cosa che vuole fare è l'insegnante di matematica. Quindi questo ve la dice lunga su come l'università si poneva, magari adesso spero che l'approccio sia un po' cambiato, però io dissi noi abbiamo veramente bisogno di insegnanti di qualità che insegnino bene matematica ai nostri ingegneri, perché noi abbiamo bisogno nelle aziende di ingegneri che sappiano bene abbiano una preparazione di base. Ecco, la preparazione di base purtroppo è uno degli elementi che mancano nel nostro paese a livello scientifico e tecnologico. Quando prima Daniele faceva vedere quella curva azzurra, mi è venuto subito da pensare che in quegli anni in cui la curva ha cominciato a diventare critica per il reperimento delle risorse umane, è stato quando c'è stata l'esplosione della digitalizzazione, no? Sono nati i grossi colossi e la tecnologia digitale ha cominciato a pervadere sempre di più le nostre aziende, le nostre imprese. E noi ci siamo trovati impreparati perché non conoscevamo questa grande risorsa. E che cosa è successo? Che non abbiamo adeguato il nostro sistema scolastico, il nostro sistema anche accademico, all'evoluzione tecnologica che c'è stata, pensando che la scuola dovesse solo insegnare bene le nozioni, soprattutto umanistiche, soprattutto imparare a leggere e scrivere, sapersi esprimere, e questo sicuramente è importante, perché l'importanza che ha messo in rilievo anche lo studio che abbiamo visto dell'interdisciplinarità della formazione, che deve diventare sempre più completa, sempre più ampia sulle soft skills come sulle conoscenze e anche sulle competenze. Ma a tutto questo non ha fatto seguito una vera riforma della scuola. E quindi ci troviamo oggi con un'istruzione tecnica che è la Cenerentola della scuola italiana. Ho detto sarà un po' impietosa, ma questo è quello che ho dovuto toccare con mano, e gli effetti li vedo nella mia impresa, perché siamo sempre con l'acqua alla gola alla ricerca di personale qualificato tecnico che non troviamo a sufficienza, non troviamo quella rosa di candidati tra cui ci piacerebbe scegliere il migliore, e quindi dobbiamo, quando ne troviamo uno, lo prendiamo al volo. Ma questo non va bene, perché poi chiaramente non è il modo migliore per selezionare il personale. Ecco, quindi le professioni cambiano e la scuola non è in grado di proseguire e evolversi insieme. Allora che cosa bisogna fare? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere a sistema quello che noi abbiamo imparato, e cioè che dobbiamo stimolare le scuole, i docenti, ad evolvere insieme a noi. Chiaramente è una grande fatica. E che cosa è successo? Ecco, infatti ti faccio una domanda magari un po' più specifica, perché questo
punto molto, molto interessante. Ricapitolando, abbiamo una sorta di partita, no? Dove da un lato abbiamo gli istituti di formazione, le scuole, le università, i centri formativi, dall'altro abbiamo le imprese della nostra filiera. In questa partita dovremmo uscirne entrambi win-win. Ci hai descritto molto bene quelle che sono le carenze magari del sistema formativo. La domanda che ti faccio è: e come filiera e come aziende, come possiamo anche andare incontro loro per uscirne vincitori entrambi in questo gioco? Grazie. Ci siamo adoperati, ci siamo impegnati in progetti di implementazione di quello che mancava. Quindi abbiamo spinto perché venissero portati anche in Italia da noi gli ITS. Questo è stato il grande cavallo di battaglia di Confindustria in questo momento, nell'interlocuzione anche con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Perché gli ITS che cosa fanno? Sono gli istituti tecnici superiori, per chi non li conosce, sono una novità, sono quello che in Germania, con quei termini tedeschi che io assolutamente non so ripronunciare, ma sono fondamentalmente delle scuole di livello terziario, dove una parte dei docenti sono tecnici delle imprese, e questo è una delle soluzioni che noi abbiamo sponsorizzato, promosso a tutti i livelli, sia a livello del Ministero che delle regioni che danno i fondi per le fondazioni che a loro volta partecipate dalle imprese, dalle università e da istituzioni pubbliche portano avanti la costruzione di scuole che in un biennio formino tecnici specialistici, soprattutto nei nostri settori. In particolare noi abbiamo contribuito alla nascita dell'ITS, della meccatronica e della meccanica, che è a servizio anche della nostra filiera siderurgica e metallurgica. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di coprire il fabbisogno formativo che mancava, quindi la nascita delle academy, le lauree professionalizzanti che sono volute anche dalle imprese, perché sono quelle lauree che hanno la caratteristica di essere un'istruzione di tipo accademico, quindi teorico, ma che sono abbinate a dei periodi di tirocinio che per noi sono importantissimi. Perché sono importantissimi? Perché mettono proprio in pratica le politiche attive del lavoro. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che i ragazzi e le ragazze che frequentano questi corsi poi vengono inseriti in azienda per fare formazione sul campo, per fare formazione nelle imprese, e quindi quella alleanza scuola-lavoro, istruzione-lavoro, che porta a costruire quelle competenze che finalmente trovano un luogo dove essere acquisite dai giovani ed essere pronti per lavorare appena finito il percorso universitario. Ecco, queste sono le soluzioni che abbiamo trovato. Ecco, non volevo parlare solo e criticare solo quello che non è stato fatto, ma anche sottolineare quello che anche con il nostro contributo di imprese abbiamo fatto. Certamente, in una sinergia quindi di coprogettazione. Ecco, a proposito, citavi prima, Presidente, il tema delle academy. Management for Steel è una academy interaziendale voluta da 4 gruppi siderurgici, tra cui tra l'altro Asonext, Duferco, Feralpi e Pittini. Toccheremo, come dicevo, poi nel corso della mattinata il tema delle academy, andremo proprio ad approfondire la parte formativa. Però mi interessava sottolineare con te un aspetto di questa esperienza interaziendale, cioè la sinergia, cioè aziende quasi concorrenti tra di loro, che però, pur di mettere l'uomo al centro, la formazione al centro, fanno rete tra di loro e si mettono insieme. È effettivamente così, e ti chiedo qual è il valore di questa esperienza di academy interaziendale.
Ma io credo che facendo poi parte ormai da tantissimi anni del mondo dell'associazionismo, questo sia veramente una delle soluzioni che possiamo veramente, dobbiamo potenziare, che è quella di mettere a fattor comune le esperienze, travasare competenze, mettere in condizioni le nostre persone di dialogare anche con persone di altre aziende per scambiarsi le esperienze e mettere anche a fattor comune delle risorse per ottimizzare anche dei risultati, cioè insieme si cresce, ci si aiuta, ci si compensa anche, si danno delle possibilità anche alle nostre persone di apprendere anche tra pari. Questo nell'ottica che diceva prima Daniele della formazione continua durante tutto l'arco della vita, durante tutto l'arco della vita professionale. Imparare dai propri pari, non solo da dei docenti, ma imparare attraverso lo scambio di esperienze è un'altra leva molto importante, molto strategica secondo me, ed è quello che noi cerchiamo di fare anche tra imprenditori quando frequentiamo le nostre associazioni. Cioè, io ritengo che dopo che personalmente, dopo che ho subito la perdita di mio padre, che è stato il mio maestro principale per il mio lavoro, è stato il mio modello, i miei modelli sono stati i miei colleghi imprenditori, da cui ho imparato tantissimo, e lo stesso vale per i nostri collaboratori. Oltretutto, chiaramente, tutte queste iniziative devono essere fatte attraverso degli operatori, insomma, avvalendosi di operatori qualificati. La Metal University, per esempio, che è un'altra scuola di alta formazione che abbiamo messo in campo e che adesso proseguirà nella gestione di percorsi informativi molto interessanti per la nostra filiera metallurgica, siderurgica, e però abbiamo delegato ISFOR, Riconversider, AQM, che sono enti, agenzie formative riconosciute e qualificate. Quindi la qualità della formazione è un'altra cosa veramente molto molto importante. Assolutamente, sono tutti temi, tra l'altro ti ringrazio perché aprono davvero il progetto in modo molto ampio, perché stai veramente toccando tanti aspetti e tante necessità che abbiamo sia come filiera sia come poi offerta formativa, che anche lì sarebbe bello riuscire anche a coordinare, no? Per dare anche una sorta di calendario coordinato. Citavi prima il padre Aldo, faccio allora un passo indietro nella tua carriera. Prima di approdare all'ASO, hai vissuto un percorso personale di tutto rispetto, perché una laurea in economia e commercio alla Sapienza di Roma, un business in tax and law presso il City of London Polytechnic e nominata nel giugno del 2015 Cavaliere del Lavoro, donna, mamma. Direi che con un bagaglio alle spalle così, una domanda che ti faccio anche un po' per chiudere questa intervista è: quando ti trovi di fronte un giovane che o una giovane che si presenta in ASO e si presenta e si affaccia nel mondo del lavoro, che cosa ti aspetti da questa giovane? Cosa cerchi nel suo sguardo, nei suoi desideri in termini proprio di apertura professionale con un percorso come il tuo e con il tuo curriculum? Ma è una domanda, no, io mi pongo ormai, data la mia così carriera abbastanza lunga, mi pongo intanto in maniera un po' protettiva, un po' da mamma, a volte anche soprattutto con le ragazze, perché penso che abbiano bisogno di sentirsi sostenute, ma anche di sviluppare la loro autonomia, e quindi io ci tengo molto. Quando qualcuno viene, faccio un colloquio anche di lavoro, di capire il grado di autonomia, il potenziale e il grado di autonomia. Però la cosa che mi piace di più nelle persone e che chiedo, è di cercare le proprie inclinazioni, le proprie passioni e poi
di sfruttare quelle che sono le proprie capacità personali mettendo proprio a frutto le proprie passioni. Io credo che, sì, è vero, io ho fatto tante cose e le ho fatte perché sentivo il bisogno di dare una realizzazione alle mie passioni, la mia passione per la conoscenza, la mia passione per trovare soluzioni. Ecco, fondamentalmente credo che quello che mi ha aiutato nella vita e che mi ha portato ad avere una posizione anche all'interno dell'associazione sia il fatto che ho sempre cercato di usare la mia passione per dare dei risultati, per la performance. Ecco, credo che questo sia quello che non ci fa tirare indietro e ci fa raggiungere risultati senza fatica, perché è come se noi seguissimo un desiderio che è quello di riuscire nella vita. E quindi ai giovani dico che per riuscire nella vita bisogna seguire quello che ci piace e quello che ci dà soddisfazione. Quindi quello diventa il motore un po' di tutto. Diventa assolutamente il motore. Ecco, l'ultimissima cosa, ecco, che volevo sottolineare, perché l'ha detto anche Daniele, ma forse va sottolineato ancora di più parlando dello spedizioniere doganale. Ecco, se posso aggiungere un concetto, ecco, che l'abilità tecnica è importantissima, però l'abilità tecnica, se non è unita alla capacità umana e quindi a quelle qualità personali di realizzare le nostre abilità invece umane, quello still human che è poi il leitmotiv il volto umano della nostra professione, sta diventando sempre più importante, perché per lavorare con gli altri bisogna imparare a relazionarsi, imparare a lavorare in team. Oggi è il nuovo modello del lavoro, non è più la gerarchia, ma un organigramma molto più piatto dove si collabora e dove ciascuno di noi è tenuto a portare un contributo anche proprio personale, oltre che professionale. Verissimo, verissimo. E io, Paola, ti ringrazio infinitamente per l'intervista di oggi e appunto restaci vicino in questo viaggio che sarà... Sì, assolutamente. Perché non è solo, diciamo, il webinar di oggi, lo dico anche per chi ci ascolta, ma sarà proprio un percorso che andrà a toccare anche durante l'anno più eventi, quindi grazie e conteremo ancora su di te. Grazie mille e buon lavoro. A te, grazie. E ora lascerei la parola al direttore generale di Siderweb, Lucio Dall'Angelo, che aprirà la seconda parte di questa mattinata. Vi ringrazio tutti per essere presenti e i partecipanti di oggi. Alla prossima, grazie. Grazie Francesca, grazie a tutti. Il mio video in questo momento non si avvia, ma se la regia mi dà una mano, ecco, in questo momento è partito, quindi ci siamo. Buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie a Francesca per aver guidato questa prima parte del nostro webinar dedicato alle risorse umane, Still Human, e naturalmente grazie a Daniele Fano e a Paolo Artioli per, diciamo così, la visione da un lato affidata ai numeri, perché i numeri poi ci aiutano a capire qual è la realtà, e a Paola Artioli perché con la sua esperienza e la sua capacità di guidare sia un gruppo industriale come ASO e dall'altra parte la sua esperienza dentro il mondo associativo e in particolare con un occhio alla formazione, è entrata proprio, diciamo così, nel cuore dei temi che questa mattina e, come dicevi Francesca, anche in futuro guideranno questo nostro progetto. Un progetto che parte sotto i migliori auspici, lasciami dire, anche perché i temi che ci avete affidato e che avete affrontato in questa prima fase, che adesso sarà compito mio, diciamo così, in qualche modo declinare con due importantissime realtà, due importantissime academy, quella del gruppo Danieli e quella del gruppo Marcegaglia, diciamo così, sono proprio
i punti di un percorso, i punti di un percorso che dicono è necessario formare i ragazzi e le persone in un certo modo, è necessario creare una passione e alimentare questa passione, perché, per parafrasare un po' l'ultimo passaggio della dottoressa Artioli, è la passione che ci guida, e senza questa diventa davvero complicato poi anche identificare dei percorsi, non solo formativi, ma dei percorsi di vita. Dall'altra parte abbiamo però anche la necessità delle imprese di guardare al proprio interno, perché devono sempre più essere attrattive, devono essere capaci di, una volta agganciato il giovane, ma anche non più giovane, le persone che hanno al proprio interno, di continuare a farle crescere. Quindi c'è tutto un tema molto, molto interessante, tutta una serie di temi molto interessanti. Questa mattina per questo webinar abbiamo scelto, diciamo così, due accademy in qualche modo storiche, lasciatemelo dire, e le prendiamo come esempio, ma non perché... esempio di un modo, i modi sono tanti, diceva prima Paola Artioli, ricordava il raggruppamento fatto da ASO, da Duferco, da Feralpi e da Pittini per creare, diciamo così, un'academy interaziendale. I casi che portiamo questa mattina sono molto interessanti e sono molto diversi l'uno dall'altro. Partirei con quello dell'Academy del gruppo Danieli. Abbiamo qui con noi questa mattina Paola Perabò, che è il Human Research del gruppo Danieli, e Marco De Gasperis, che è referente dell'Academy del gruppo Danieli. Vi ringrazio innanzitutto di essere qua con noi. Mi sentite? Sì? Certamente. Sì, sì, okay. Ci sentiamo perfettamente. Benvenuti. Dicevo, partirei con... abbiamo identificato questo momento con voi, una collaborazione innovativa, è un po' il titolo di questo percorso che attraverso qualche domanda vorrei riuscire a portare a segno. Il primo, e mi rivolgo a Paola, che diciamo così nel 2013 hai avviato il tema dell'Academy. Ecco, perché nel 2013 un grande gruppo internazionale, però fortemente radicato in un territorio, capace però di uno sguardo che è uno sguardo largo, sia sulle persone, sia sulla tecnologia, sia su quello che sta avvenendo, decide di avviare un percorso di formazione? Ecco, perché nasce, qual è l'urgenza, il bisogno primario che muove il gruppo Danieli a dirti: ok, dobbiamo creare un'Academy interna. Paola. Bene, grazie, buongiorno e grazie per averci invitati a partecipare a questa interessante mattinata. Peraltro, con la testimonianza di chi mi ha preceduto, mi sono assolutamente ritrovata su dei capisaldi. La relazione col territorio è necessaria alla sopravvivenza e allo sviluppo di una realtà imprenditoriale. Se poi questa realtà conta 107 anni di storia, possiamo comprendere come tale tipo di interrelazione possa essere stata sviluppata. Certo, di questo sono convinta, e l'abbiamo anche detto prima, le persone fanno le cose, ma la visione che da oltre 40 anni ci guida ha permesso la coltivazione e la cura di relazioni con diversi soggetti che ci consentono di migliorare all'interno dell'azienda, ma anche all'esterno, formando così un circolo virtuoso a beneficio della comunità. La visione del gruppo Danieli parte dall'education, dalla cura dei primi anni di vita, passando attraverso gli istituti superiori per arrivare all'università, ai master. Dal 95 siamo partiti con una vera e propria scuola interna, appunto per andare a soddisfare quelle esigenze di cui si parlava prima, che le scuole non formano adeguatamente i nostri giovani. Nel 95 si fondò la INDE, Industrial Design, per la formazione di giovani progettisti. Accoglieva giovani da poco diplomati dalla scuola superiore. Nei primi anni 2000 questo modello fu esportato nelle nostre realtà in Thailandia e in Cina, quindi proprio il modello organizzativo. E poi siamo ritornati a casa nel 2013, quando appunto abbiamo deciso di avviare l'Academy.
Abbiamo costruito un polo educativo alle propaggini della nostra azienda partendo dal nido, un nido che accoglie neonati dai 3 mesi ai 3 anni. Quindi siamo passati alla scuola dell'infanzia, 3-6 anni, e quindi alla scuola primaria, 6-10 anni. In questo momento stiamo ultimando la costruzione delle scuole medie, 10-13 anni. Ma che cosa hanno di diverso queste nostre scuole? Il percorso educativo è caratterizzato da una solida base di cultura italiana con l'innesto corposo della lingua inglese, con corsi in CLIL, e discipline insegnate da docenti madrelingua, nonché l'inserimento, sin dalla prima elementare, di linguaggi di programmazione e robotica educativa che portano alla programmazione di un Lego in terza elementare o alla realizzazione di un cartone animato in quinta elementare. Affianchiamo a queste competenze le certificazioni linguistiche della Cambridge, ma curiamo l'attenzione anche alle soft skill di cui abbiamo parlato prima e anche al team working, perché è da qui che si comincia questo tipo di innesto di competenza. Con gli istituti superiori della regione... Quindi lasciami dire, Paola, per fare un primo punto, grande storia formativa di tipo tecnico, sì, esportata anche nelle vostre filiali mondo, e poi... Sì. L'idea che la formazione la si può costruire anche in casa con un doppio binario. Da un lato offri un servizio di qualità alle persone che lavorano con te, quindi a tutti i tuoi collaboratori, e dall'altro crei un percorso formativo interessante, perché già lì cominci a dare ai ragazzi, ai bambini direi, e poi che poi diventano ragazzi e che accompagni, una formazione che è di alta qualità e che integra già tutta una serie di elementi, immagino anche aperta al territorio, quindi creando una fortissima motivazione che allarga il ragionamento. Ecco, quindi questo primo assolutamente elemento. Sì. Secondo assolutamente elemento, sì. Quello per il quale su quale stavi andando e su quale ti vorrei sollecitare, è il rapporto anche con gli istituti esterni a voi, infatti, anche perché tu sei vicepresidente dell'ITS Malignani, esatto, di Udine, esatto, l'unico di meccatronica, quindi voglio, esatto, dire, c'è una forte... Partiamo dagli istituti superiori della regione, che con i quali dagli anni 90 sono stati sviluppati diversi progetti di collaborazione, Project World e tirocini. E in azienda mediamente ogni anno ospitiamo un centinaio di ragazzi nei nostri uffici o reparti. Questa buona pratica avvicina molto il mondo del lavoro al mondo della scuola, ma anche contribuisce ad aggiornare i docenti. Sottolineo, riprendo un concetto di chi mi ha preceduto, secondo me i docenti sono uno snodo tra i ragazzi e le aziende e vanno aggiornati anche loro, altrimenti cioè le aziende corrono perché devono correre, devono innovare. I docenti, che evidentemente si sono diplomati o laureati anni fa, può accadere che rimangano indietro. Quindi secondo me i docenti sono sicuramente un focus che merita la pena fare. La collaborazione, per quanto ci riguarda, è ancora più stretta con gli ITS sia della regione ma anche del nord-ovest. Infatti siamo soci, oltre che dei due ITS di riferimento in regione, quindi il meccatronico e l'informatico, anche nell'ITS Lombardia e l'ITS Umbria meccatronici, appunto perché è di questo tipo di competenze che sicuramente il nostro gruppo ha bisogno. E queste relazioni ci consentono di accogliere in tirocinio diversi giovani, ad alcuni dei quali offriamo anche il contratto di alta formazione. E quindi ormai il terzo anno che sperimentiamo questa buona pratica e diversi ragazzi ci stanno a sperimentare al secondo anno di ITS questa esperienza, che è tosta, perché al mattino studiano, al pomeriggio vengono in azienda e si forgiano, posso usare questo termine. Peraltro posso anche dire che, appunto, come vicepresidente dell'ITS Malignani, abbiamo osservato che chi fa esperienza di tirocinio di questo genere, oppure in Erasmus, sappiamo che nell'ultimo anno non abbiamo potuto farlo, sono ragazzi che poi mediamente raggiungono il 100 o raggiungono addirittura la lode. Sono ragazzi che sanno fare meglio. E quindi sottolineerei il fatto di promuovere
questo tipo di esperienze. Lasciami dire, funziona poi il tramite, cioè questi ragazzi che vengono agli istituti tecnici, portate in azienda a fare gli stage, momenti di, poi riuscite, diciamo così, in qualche modo ad agganciarli anche nel loro percorso lavorativo successivo alla formazione? Arrivo al fatto che quando venne costituita l'Academy, noi avevamo due obiettivi. Il primo era quello di curare la relazione con le università, gli istituti superiori, e abbiamo circa una settantina di contatti con queste realtà in Italia e all'estero. E da una parte, quindi, per migliorare il bacino delle nostre selezioni, noi mediamente svolgiamo con Academy un migliaio di colloqui all'anno. Dal 2013 abbiamo inserito 600 giovani e li curiamo nel loro inserimento con un progetto specifico che abbiamo avviato ed ormai consolidato nel 2013, un progetto che si chiama JPM, e che mira a rendere consapevole il giovane ed il tutor al quale questo giovane viene affidato il percorso di conoscenze e competenze che dovrà acquisire di 6 mesi in 6 mesi durante il suo apprendistato. E ecco, diciamo, questo è il percorso che noi abbiamo studiato per tenerci poi queste persone, perché evidentemente, come potete ben capire, si tratta di investimenti importanti. A conclusione di questo, noi, accogliendo anche giovani dall'estero oppure da altre regioni d'Italia, abbiamo realizzato anche un campus che può ospitare oltre 100 giovani e anch'esso è inserito nell'ambito del perimetro aziendale. Posso chiedere una cosa a Marco De Gasperis, che certo. Poi Marco, ti volevo chiedere qual è il, diciamo così, il livello di soddisfazione? Vediamo le cose anche dal punto di vista dei lavoratori o di chi avete incrociato in questi percorsi formativi. Che cosa pensano di questo lavoro? Sono di questa opportunità che date loro? Cioè, sono contenti di prenderla? È faticoso? C'è necessità? E magari proviamo a spostare anche lo sguardo dai giovani, anche a quelli che avete, sono già vostri collaboratori e che hanno bisogno in continuazione di formarsi, non soltanto perché voi siete sul confine dell'innovazione della tecnologia, ma perché tutti noi, visti i tempi, e poi ti chiederò una cosa anche sulla digitalizzazione alla quale faceva riferimento anche Daniele Fano, ci dobbiamo aggiornare in continuazione. Ecco, da questo punto di vista, come la vedi? Certamente i feedback interni sono molto positivi. Di fatto le business unit con cui collaboriamo, perché Academy comunque fa parte di un'azienda con diverse business unit al suo interno e quindi parecchi collaboratori dipendenti. Loro, i feedback sono positivi perché di fatto loro capiscono che quello che noi facciamo serve per supportare il loro lavoro. Può essere in termini di formazione, può essere nell'individuazione di profili dal mercato esterno. Per cui i feedback sono molto positivi. Ciò è anche possibile grazie alla stretta collaborazione che appunto Academy intrattiene con l'azienda, quindi la capacità di individuare quali sono le esigenze che possono essere formative, appunto nel caso di erogazione di formazione che può essere tecnica, soft skills, oppure anche appunto grazie a questa collaborazione capire quali sono le esigenze anche in termini di inserimento personale e quindi di quali figure loro hanno bisogno, e quindi noi come Academy ovviamente ci adoperiamo per essere pronti e reattivi e quando possibile anche anticipare. Infatti, come avviene il tutto? Noi, appunto, avendo questa forte collaborazione con la restante azienda, ascoltiamo e dopodiché passiamo all'azione. Per cui, grazie a questo ascolto importante e attento, è possibile poi individuare quali sono le esigenze formative. In alcuni casi, invece, siamo, dove possibile, cerchiamo anche di anticipare gli eventi. Questo grazie anche alla relazione che abbiamo col top management dell'azienda, che ha la responsabilità della vision sul mercato, sul business, e quindi dà indicazioni su quali devono essere gli strumenti, le conoscenze
che dobbiamo acquisire per restare competitivi nel mercato. Ecco, da questo punto di vista non so se è possibile, ma avete una misurabilità, cioè di quanto l'elemento, l'investimento in formazione crea valore per il resto dell'azienda, intesa sia come valore economico ma anche in valore relazionale, perché formare vuol dire cultura, cultura vuol dire relazione, relazione vuol dire scatenare idee, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, allora se parliamo anche di scatenare delle idee, senz'altro la Danieli è un'azienda che punta tanto sull'innovazione. Abbiamo anche un concorso che facciamo, che promuoviamo internamente, si chiama DIA, Danieli Innovation Award, con il quale stimoliamo il nostro personale, stimoliamo insomma tutti gli attori dell'azienda a proporre idee costantemente ogni anno. Sicuramente idee che poi obiettivamente se sono valutate positivamente poi vengono anche concretizzate e portate avanti. Danieli si è sempre contraddistinta per questa tendenza all'innovazione e sicuramente questa tendenza è anche figlia di un'attività che come Academy promuoviamo costantemente, quotidianamente, anche con la formazione. Poi, se vogliamo più parlare specificatamente anche del ROI della formazione, ovvero il ritorno della formazione, questo è un tema molto importante, che tra l'altro è all'ordine del giorno, che viene discusso quotidianamente me con i restanti colleghi. È un argomento che stiamo cercando di approfondire perché sappiamo che è un po' la sfida di tutte le Academy, non solamente di Danieli, capire esattamente qual è il ritorno ritorno della formazione, che in alcuni casi è identificabile perché ti do quel nuovo strumento, ok, applicalo. In altri casi, spesso anche con le soft skills, non è subito immediata la misurazione dell'applicazione, no? Facciamo dei corsi sull'intelligenza emotiva, facciamo dei corsi sulla leadership, chiaramente poi sta anche a chi partecipa a essere sufficientemente maturo e responsabile da acquisire ciò che è necessario per fare meglio il proprio lavoro. Comunque il discorso, il concetto di ritorno sulla formazione lo stiamo, in alcuni casi, come detto, è più facilmente identificabile, in altri casi meno, ma stiamo lavorando in questa direzione per essere sempre più, diciamo, perfezionisti nell'individuazione del suo ritorno. Poi lo affronterò anche con Maurizio Dottino del gruppo Marcegaglia. Immagino che vi arrivino tanti curricula, alcuni ovviamente li sollecitate, eccetera. Un tema che è emerso anche nella prima parte, nelle conversazioni che ha fatto Francesca, poi lo chiederò anche a Paola, che cos'è dal tuo punto di vista che possiamo fare che voi fate per essere attrattivi? Per offrire a un giovane, tra l'altro voglio dire, anche una localizzazione geografica particolare, è vero che voi siete mondo, però il cuore ce l'avete vicino a Udine, diciamo in quello che era un piccolo paese che poi è diventata una capitale industriale a tutti i punti di vista. Ecco, ma da questo punto di vista il nostro mondo cosa deve fare per essere più attrattivo? Cosa deve fare per essere più attrattivo? Sicuramente migliorare la relazione che è con gli istituti, con le università in generale. Prima la signora Paola Perabò stava ampiamente discutendo di tutte le relazioni che abbiamo in piedi. Passiamo da degli istituti tecnici per arrivare agli ITS, per arrivare ovviamente alle università. Facciamo circa, appunto, come già accennato, circa 100 tirocini l'anno e buona parte di questi poi si concretizzano, per cui il tirocinio non è a perdere. Non è a perdere. E i giovani questo lo percepiscono. Io penso che una cosa che il giovane cerca da quando fa il salto dal mondo degli studi al mondo del lavoro è capire se l'azienda offre concretezza. Il fatto che parte dei tirocini, parte anche dei contratti di alto apprendistato che prima stavamo discutendo, si trasformano poi di fatto in un'offerta di lavoro, penso che sia un messaggio di concretezza che diamo ai giovani. Sicuramente anche come discusso all'inizio, nella fase iniziale di questo webinar, il settore nostro, la nostra filiera forse non è, soffre un po' il fatto di non essere particolarmente d'appeal, no? Quindi io penso che la chiave di volta, quella che, su cui noi dobbiamo lavorare maggiormente per essere sempre più d'appeal è giocare sull'innovazione, puntare sull'innovazione, far vedere al mondo che il settore dell'acciaio è un settore che può ancora innovare,
noi internamente, come dicevo anche prima, anche grazie al concorso del Daniele Innovation Award, ma tante altre iniziative, vediamo che ci sono ampi margini. Poi evidentemente bisogna condividerli maggiormente e dare senso di concretezza all'esterno, che è un settore che può innovare, è un settore che può far crescere e che può creare delle vere professionalità. Grazie Marco. Paola, posso averti ancora per un minuto per chiudere questa nostra conversazione? Certo. Voi avete fatto questa cosa straordinaria della formazione dentro anche l'azienda per tutti i ragazzi. Quando ci siamo sentiti e abbiamo parlato per preparare poi questa nostra chiacchiera di questa mattina, dicevi che avete dei programmi di sviluppo. Ti vorrei chiedere, vista la tua esperienza e visto, diciamo così, anche un po' il ruolo faro che un grande gruppo come Danieli ha anche in questo settore, come vedi l'evoluzione da questo punto di vista della formazione di un'academy, di un gruppo come quello di Danieli? L'evoluzione vicino al business, perché in fondo sappiamo che le persone fanno le cose, le persone hanno gambe e testa e fanno divenire le cose, quindi per forza di cose l'Academy è sempre più vicina al business, tant'è che quando dobbiamo sviluppare progetti nuovi, percorsi nuovi di formazione, e anche in questo momento ne stiamo mettendo in piedi uno, ciò che facciamo è lavorare vicino a chi poi ai vertici, perché poi sono i nostri migliori sponsor, e quindi c'è una stretta collaborazione con la presidenza e con gli apicali, perché tra l'altro come Academy partiamo prima dall'alto, perché se non rifondiamo mentalità, modi di fare, ma soprattutto le soft skill, quando noi siamo partiti nel 2013 siamo partiti con un grande progetto di rifondazione delle soft skill dei nostri manager, perché come tante altre aziende sicuramente abbiamo bravissimi tecnici, super tecnici, ma poco gestori di persone, e noi siamo partiti proprio da lì. Punto zero è stato proprio quello. Grazie Paola, un bellissimo messaggio anche questo. La formazione riguarda tutti e tutti ci dobbiamo rimettere in gioco. Se non ci mettiamo in gioco non riusciamo nemmeno a fare che poi tutti quelli che collaborano con noi si rimettano in gioco e scatenino quelle energie positive che servono per fare progredire le aziende e la nostra filiera. E l'altro elemento che mi piace quando dici anche tutto questo, l'evoluzione è un'evoluzione vicino al business. Grazie di cuore a Paola Perabò, grazie naturalmente anche a Marco De Gasperis, avremo altre occasioni per vederci e per incontrarci, e adesso ho qui con me Maurizio Dottino, Corporate Human Resource Director del gruppo Marcegaglia. Benvenuto Maurizio, grazie di essere con noi per la parte finale di questo webinar, che diciamo che è davvero davvero molto interessante, perché tutti i temi che state affrontando e che mettete sul tappeto sono a loro volta, diciamo così, un segno, un seme di un'altra riflessione possibile. Con te vorrei proprio cominciare da questo. Abbiamo chiamato questo pezzetto di chiacchiera insieme un'academy sartoriale. Ecco, mi fermerei subito qui e ti lascerei la parola per dirci perché a un certo punto il gruppo Marcegaglia ha deciso, ha puntato ad avere al proprio interno un'academy, e un'academy, ce lo dirai poi tu, molto molto particolare. Buongiorno a tutti e grazie di averci invitato. Ma riparto da quello che si diceva poco fa, che diceva Paola, con cui abbiamo collaborato su diverse cose. L'academy nasce come l'esigenza assolutamente legata al business di strutturare una cosa che tutte le aziende fanno, perché credo che nessuna azienda possa permettersi di non fare formazione e di far evolvere il proprio personale. Noi siamo un gruppo con una realtà molto ampia, diversificata sia in termini di business che di stabilimenti, e con l'evoluzione che è implicita, che è stata implicita e lo è tuttora da un punto di vista tecnologico del nostro settore che tutti conosciamo. Siamo ai livelli di automazione che sono
diciamo assolutamente diversi da quelli che potevano essere alcuni anni fa, e anche le esigenze di competenze e conoscenze diverse tra i propri dipendenti. Quindi la razionalizzazione di tutti i meccanismi formativi, sia interni, noi abbiamo sempre sviluppato molta formazione interna con i propri, con i nostri manager sul personale, e anche tutte le esperienze di collaborazione esterna. Abbiamo questi anni avuto rapporti esterni, perché è fondamentale mantenere, al di là delle conoscenze e competenze del personale, anche un'apertura sull'evoluzione del mondo che ci circonda. E quindi abbiamo sviluppato con la Business School della LUIS un master personalizzato per i nostri dirigenti, responsabili di business, così come abbiamo collaborato in altri aspetti con ISFOR. La razionalizzazione di tutto questo ha portato alla crescita dell'Academy, che si inserisce in un progetto un po' più ampio, che è Casa Marcegaglia, che tende, diciamo, a valorizzare quella che è la nostra storia imprenditoriale, la nostra storia di azienda e il settore di per sé, come acciaio. Poi magari ci ritorniamo proprio sugli aspetti di attrattività che venivano citati, che sicuramente la filiera nel suo complesso, il settore, devono migliorare. Quindi la nostra Academy è molto focalizzata alla evoluzione continua dei nostri dipendenti, mettendo a fattor comune le migliori esperienze, sfruttando anche le tecnologie che ci permettono di realizzare questo, avendo una presenza ampia sul territorio, di superare alcuni vincoli. E dall'altro lato la nostra volontà è quella di utilizzarla come canale in quello che è un po' lo schema che si diceva, su cui si stanno muovendo molte aziende del nostro settore, che è l'interscambio e l'apertura a livello di filiera, quindi Meta University, che è stata citata, quindi rapporti con Riconversidere, con ISFOR, con AQM, dicevamo quelli della LUIS, abbiamo rapporti con diverse università del territorio, e in questo senso l'Academy è una struttura che in qualche misura può permettere di connettere l'interno e l'esterno in modo da far crescere i dipendenti. C'è un tema di fondo particolarmente evidente nell'ultimo periodo, con tutte le incertezze, non al di là di quelle lavorative, ma quelle personali, che un po' tutti stiamo vivendo, indipendenti ovviamente. L'aspetto di, in qualche modo, dagli strumenti per comprendere quello che è l'evoluzione del mondo e del nostro settore, e dall'altro degli strumenti per sentirsi in qualche misura più parte attiva, in qualche misura un po' più protagonisti, è anche un aiuto per cercare di abbassare la psicologia dell'incertezza e permettere di vederne l'aspetto positivo. C'è un altro elemento che emerge dalle parole che stai dicendo, che la formazione diventa, lo dicevano prima anche Paola e Marco, diventa anche un elemento di aggregazione, di senso di appartenenza, di sto investendo su di te perché in te ci credo come persona innanzitutto, ci credo come portatore di valore per l'azienda, ci credo per il fatto che puoi andare oltre quello che sei. Ecco, quanto conta la formazione da questo punto di vista, e in qualche modo, se mi consenti, diventa anche un elemento di attrazione anche per un gruppo come il vostro, che è internazionale, ha tantissimi siti produttivi, ma poi ha il suo cuore, la sua testa, lasciami dire, batte in un piccolo paese della Bassa Mantovana. No, sicuramente è fondamentale. Allora, il senso di appartenenza, noi diciamo, questo essendo una società imprenditoriale che ha 6 decenni di storia e un radicamento territoriale molto forte, il paese dove abbiamo il quartier generale, da cui viene governato tutto il gruppo, ha poco più di 2.000 abitanti in mezzo alla campagna, sicuramente il senso di appartenenza è fondamentale.
C'è un elemento in più che anche attraverso l'Academy è un'ambizione che abbiamo, non è facile, che è quello che al di là di trasmettere quelli che sono elementi, diciamo, tecnici, appunto, competenze, conoscenze, visione del mondo, vorremmo riuscire a trasmettere, e questo sia all'interno ma anche all'esterno, nel rapporto col territorio, quelli che sono i valori dell'impresa, che sono un elemento che è sempre stato fondamentale. Devo dire che in una società imprenditoriale come la nostra, ancora di più, l'esempio dell'imprenditore operativo è un elemento caratterizzante dell'organizzazione e anche del rapporto delle persone con l'azienda. Però questi valori, pensiamo alla vicenda, veramente sto pensando alla vicenda del 2020, come abbiamo tutti reagito, anche scoprendo delle risorse interne che non eravamo coscienti di avere, di attaccamento al lavoro, di etica del lavoro, di responsabilizzazione rispetto a se stessi e agli altri. Questo nascono da una condivisione di valori, dei valori dell'impresa, poi della nostra, ma dell'impresa in termini generali e più ampi, che è uno dei temi su cui sia all'interno, sia nei rapporti con la filiera, le altre aziende, sia in termini generali con gli stakeholder, è importante che l'azienda possa riuscire a trasmettere. Chiedo anche a te quello che chiedevo prima a Marco. Vedete sicuramente tanti curricula, alcuni li sollecitate. Che tipo di idea ti sei fatto? Che idea hai di questi, parliamo in questo momento dei giovani, che si affacciano al mondo del lavoro, che arrivano da una formazione frammentata e qualche volta a singhiozzo come quella di questi 2 anni di pandemia? Ecco, che cosa... Che sensazione ti danno questi giovani affamati di futuro che arrivano a voi? Ah, diciamo che probabilmente l'orientamento principale è un po' di confusione, c'è sempre stata. Diciamo che, riprendo quello che diceva la dottoressa Pioli, la struttura formativa italiana, inteso come percorso di studi, è sempre molto slegata dalla realtà dell'azienda, delle aziende. Quindi la conoscenza di cos'è un'azienda e cosa vuol dire lavorare in un'azienda è molto lontana. Parlo anche di brillanti universitari. In questo senso, diciamo che oscilla nel tempo. Ci sono momenti in cui c'è una ricerca di certezze. Penso alle curve con disoccupazione più alta che sono state mostrate prima. C'è sicuramente un'ambizione, parlo dei potenziali più elevati, di poter essere in qualche misura attivi all'interno delle strutture. Questa è un'esigenza da trasmettere. Sicuramente il nostro settore è penalizzato. Ha un'immagine, noi abbiamo fatto un'iniziativa nel 2019, Steam for Skills, con altre aziende del settore, tra cui anche Danieli, vissuta con Paola, verso gli istituti tecnici e comunque le scuole secondarie, di orientamento alle lauree Steam, che in Italia sono meno considerate, purtroppo, e poi genera questo una serie di effetti su quello che diciamo del gap, di mismatch. In questo abbiamo fatto un'indagine su come era percepito il settore dell'acciaio e la percezione della capacità di innovazione, ma anche di un elemento banale. Oggi parliamo di economia circolare in modo molto diffuso, come un grande pregio la green economy. L'acciaio è da sempre parte dell'economia circolare, da che mondo è mondo. Queste percezioni non ci sono, e quindi questo però è un discorso veramente di rete, di filiera, di associazionismo, nel riuscire a trasmettere le possibilità che ci sono nel mondo dell'acciaio. Poi ogni azienda le declina, i giovani difficilmente le hanno, anzi rimangono spesso stupiti poi di, pensando che lavorare in un trasformatore di acciaio
vuol dire nella maggior parte dei casi controllare un computer che governa una macchina e saper governare un processo e non spostare del materiale o altro. E su questo hai perfettamente ragione, c'è un tema di rete, c'è un tema di filiera e per quel che noi possiamo, e anche questo webinar, insomma il percorso di Siderweb è tutto in questa direzione, appunto l'acciaio non è brutto, sporco e cattivo, l'acciaio è sostenibilità, economia circolare, tecnologia, innovazione, relazione, sono storie, sono uomini, donne. Però ti voglio fare una domanda, perché poi dobbiamo essere... Sono le ultime due domande che ti voglio fare. Il curriculum, tu l'hai individuato, il giovane che è uscito dall'ITS oppure il laureato, e dici, cavolo, questo qua non voglio farmelo scappare. Ecco, che cos'è che metti in campo? E ovviamente non sto parlando dell'aspetto economico, che pure c'è, ma... Qual è l'elemento di attrattività? Io dico Marcegaglia, ma per dire, allargando lo sguardo, qual è l'elemento di attrattività che possiamo mettere in campo tutti noi, vista la tua esperienza? Che suggerimento, cosa usi e che suggerimento ci dai? Allora, sicuramente un elemento importante è quello di trasmettere l'importanza della persona e della cura, della crescita della persona come la cura dell'azienda stessa. Questo non è banale, nel senso non è banale farlo, è banale dirlo, passa nella nostra storia di azienda, spesso avendo un bacino territoriale, parlo della, in particolare della parte della sede centrale, dove abbiamo una grande parte, diciamo, della parte gestionale dell'azienda, questo tipo di messaggio aiuta. Dall'altro lato anche la percezione di una non staticità, nel senso che il giovane ambizioso che si affaccia non ha più, come poteva avere qualche decennio fa, l'idea inizio in un certo ramo dell'azienda e diventerò il miglior specialista del mondo in quell'azienda. I meccanismi di job rotation, di... abbiamo anche, come dicevi, alcune sedi estere, abbiamo utilizzato anche queste, di crescita in termini di ampliamento della conoscenza di un flusso aziendale, che è molto più facile da noi in altre, rispetto ad altre strutture aziendali, penso a multinazionali molto più strutturate, dove i percorsi sono un po' diversi, è un elemento dove, riuscendo a trasmettere la possibilità di essere in qualche misura imprenditore all'interno dell'azienda nel tempo, è un meccanismo di attrattività. L'ultima domanda andava proprio in questa direzione, in parte hai già risposto, ma mi piace rimarcarlo proprio in chiusura. Voi, dicevamo, quando ci siamo confrontati per fare quattro chiacchiere e preparare poi questa narrazione di questa mattina, dicevi abbiamo, come dire, un forte senso di appartenenza, le persone, diciamo così, una volta che scelgono Marcegaglia e Marcegaglia le sceglie, diciamo in qualche modo stanno insieme più o meno tutta la vita. Ecco, da questo punto di vista ci hai detto, l'hai appena confermato, lo sviluppo interno della professione e della carriera e del livello di competenza cambia, ma è giusto che sia così, se scelgo un'impresa ci rimango per sempre, è giusto poi avere un minimo di mobilità all'interno. Ecco, ma tutto questo, ed è proprio l'ultima domanda, come viene visto dai collaboratori che già avete, magari anche quelli storici, magari anche quelli un pochettino più âgé, cioè viene visto come un'opportunità comunque, come un valore, come un elemento di aderisco volentieri al percorso formativo che mi viene proposto, perché immagino che alla fine di questo ci possa essere un miglioramento di carriera, un cambio di lavoro, un di mansione, eccetera, eccetera? Sì, io direi di sì, nel senso che è vero quello che dicevi, noi abbiamo un turnover molto basso, Steno Marcegaglia diceva noi non assumiamo i dipendenti, li sposiamo. Ed è una fotografia, devo dire, molto simpatica, molto affettiva, ma abbastanza reale. All'interno di questo la nostra normalità è quella di inserire dei neo,
e di far maturare all'interno le competenze per l'assunzione di posizioni di responsabilità crescente, aiutati dal fatto che il gruppo nella sua storia ha avuto un andamento espansivo significativo. Questo ci ha permesso anche di offrire occasioni di crescita ai nostri collaboratori, e questo è molto percepito all'interno. È molto raro che noi andiamo per posizione di responsabilità ad acquisire competenze già skillate all'esterno. Questo è un legame ed è un'opportunità palese conosciuta da tutti. È chiaro che poi ci sono le ritrosie al cambiamento, come umanamente è più che comprensibile, però devo dire che l'esperienza del ritorno della formazione in termini organizzativi è assolutamente positiva. Maurizio, ti ringrazio della disponibilità di essere stato con noi. Naturalmente torno a ringraziare anche Paola Perabò, Marco De Gasperis. Ci torneremo a incrociare perché, come diceva Francesca, il percorso Still Human oggi in qualche modo l'abbiamo lanciato, ma vogliamo farlo insieme a voi, vogliamo farlo insieme alle tante imprese che fanno formazione e magari sono meno strutturate dal punto di vista dell'Academy, ma sicuramente non ci mettono meno passione di quella che abbiamo sentito stamattina. Grazie anche a Daniele Fano, naturalmente, e a Paola Artioli. Mi restano solo due micro comunicazioni. La prima, diceva Francesca, vi arriveranno domani le slide che sono state proiettate questa mattina, saranno messe a vostra disposizione quelle di Daniele Fano. Dopodomani, invece, giovedì, vi arriverà il questionario. Tutti voi che questa mattina numerosissimi ci avete seguito fino qua e riceverete il questionario, sono 10 minuti che vi chiediamo di impegnare per aiutarci a dare lo start a questo progetto, perché è proprio grazie, come dire, ad alcune indicazioni che verranno come sempre dalla nostra community che poi saremo in grado tutti insieme di identificare la strada che ci farà fare dei passi che ci portano al futuro. Quindi sono 10 minuti, li abbiamo cronometrati, ma sono 10 minuti fondamentali, sono un grande valore che regalate a voi stessi, regalate a noi, perché poi insieme faremo cose. L'ultimissima è per l'appuntamento a martedì prossimo. C'è un nuovo webinar, che inaugura, lasciatemelo dire, una cosa un po' particolare. Guarderemo dentro i mercati europei, partiamo dalla Germania, per capire quelle che sono le opportunità che il nostro mondo, le nostre imprese possono avere anche in mercati che magari già seguono, magari già presidiano, ma che in qualche modo potrebbero offrire delle grandi e nuove opportunità. Ce lo racconterà Gianfranco Tosini. Avremo con noi Isabella Pignaroli, che è della Camera di Commercio italo-tedesca, e poi due casi di impresa. È il gruppo Feralpi, che in Germania ci sta da molto tempo, e Giorgio Buzzi, che è amministratore delegato del gruppo Lucefin. L'appuntamento è a martedì prossimo. Grazie ancora a tutti.